Ed eccolo qua, il nostro Giovanni Sorti. Buonasera a tutti. Ho portato quest'albero, che è un albero alieno, che è un albero che si sposta in una maniera particolare. È una specie che non abbiamo ancora, no, a cui non abbiamo dato ancora un nome, anzi, se qualcuno ha qualche idea, è un albero amico. Potrebbe essere anche pericoloso, secondo me, per cui state attenti, ma è un albero che addirittura farà qualche domanda. È buffo, un uomo che quando si traveste fa queste cose, pensate, perché chiaramente sapete che, a parte i bambini piccoli, non ce ne sono, che sotto questo travestimento c'è un uomo bizzarro, perché chi è che si può mettere su in questo video? Però che è molto funzionale, perché per l'argomento che andremo a affrontare quest'oggi. Grazie Giovanni, tu che ci salvi perché lui ci salva. Qua a Vignale siamo in tanti perché c'è Giovanni, avvicina la voce alla radice, perché io parlo con la radice. Che cos'è la food forest? Questa cosa a cui ci hai costretto. Che cos'è la food forest? Allora, appunto, sono qua in veste di finto esperto di alberi e di terra, di acqua, di tutto quello che concerne la vitalità del cibo. E quindi adesso io non so voi cosa avete fatto finora, ma vi racconterò questa cosa della food forest. La food forest si può dire che è un nuovo food, cioè cibo, foresta cibo. Perché? Questo meccanismo è per avvicinarci il più possibile alla natura, al massimo della biodiversità. Cioè il bosco è il massimo, diciamo, il bosco sano della biodiversità. Quindi invece di piantare, non so, 200 alberi di peri, 200 alberi di umeni, 200 alberi di pesce, cosa si fa? Si fa un ambiente sinergico, cioè si piantano, non so, 100 alberi di alto fusto con 100 alberi da frutto, con 100 cespugli, con piccoli frutti, con verdure perenni, con essenze, di modo che si crei un ambiente sinergico tra le piante, però senza rinunciare al cibo. Cioè, una comune praticamente, una comune. È una comune spinta al massimo, spinta. Perché poi sotto le radici chissà che cosa fanno, non lo sappiamo ancora. Parliamo. Ci comunichiamo quando entri dentro, tutti che è entrato Giovanni, che ci porta dell'acqua, perché il problema in questi giorni è l'acqua. Il problema in questi giorni è l'acqua, certo, ma l'acqua che è, diciamo, con la terra il bene primario, cioè la terra è dove nasce il nostro cibo, però la terra sarebbe niente senza acqua, diventerebbe polvere. Quindi diciamo che sono le due cose da tenere più conto in assoluto. La terra sana ci dà il cibo sano, terra inquinata non ci dà la salute, e l'acqua pulita ci dà anche lì la salute. Quindi sono due cose da tenere molto in conto. Per non dimenticare l'aria che noi purifichiamo, perché l'ossigeno che noi produciamo lo diamo a te, perché così puoi parlare, puoi vivere del tuo mestiere. Se non ci fossimo noi, saresti, insomma, nulla. Assolutamente, cioè, dalla terra cosa ci dà? Ci dà le piante, che hanno cambiato questa atmosfera già 3.350 milioni di anni fa e hanno permesso la vita, diciamo, a tutti i nuovi esseri viventi, tra cui noi, che siamo arrivati quasi per ultimi e che stiamo riducendo in modo clamoroso questa bellissima aria e questo bellissimo pianeta. Il problema è che non sei ancora vegetariano, per cui mangi in realtà delle nostre parti. Però purtroppo noi siamo contenti di darti piccoli pezzi, te ne daremo anche di più, però tu continui ad andare a caccia di dinosauri ancora, no? di istrici in questa zona, di lupi e di altre cose che insomma potremmo anche evitare, perché a noi insomma ci piace tenere gli animali attorno a noi. Allora, assolutamente, io sono un fautore di questa cosa,
però purtroppo vivendo nel Monferrato essere vegetariano è difficilissimo. Vi accorgerete dopo, quando entrerete in quella sala, che cosa c'è preparato per voi. Voglio vedere chi non va verso destra, dove ci sono i salami. Ci sono anche le marmellate dall'altra parte, che sono i nostri frutti. Anche le marmellate che qua sono fatte col cotechino, non so perché. È l'unico paese che fa le marmellate col cotechino. No, ci sono frutti, c'è veramente tutto. Perché adesso faccio un pippone? Perché a Monferrato è bellissimo, c'è la sindaca, mi ha detto che dovevo dirlo. Monferrato veramente è una delle zone più belle del mondo. Vignale soprattutto. Perché al Monferrato così, ma Vignale, ragazzi. Vignale è la roba. Vediamo anche queste piante particolari, cioè, ci sono delle mutazioni genetiche interessanti. Però questo. Io ho scelto Vignale perché sono stato paracadutato con i primi lupi. Siamo sì, quindi... alle vipere famose. Vengono paracadutate lupi, vipere e storchi. Istrici anche. Ecco, sfaterei questo mito, questa leggenda. I lupi. No, io sono arrivato in macchina. Però i lupi si sono diffusi dall'Appennino e dalle Alpi, quindi nessuno li ha lanciati. Come non ha lanciato le vipere. Ecco una cosa interessante, perché non ci sono le vipere? Perché non ci sono le vipere? Ci sono le vipere, ci però sono. Stanno molto nascoste. E poi c'è pochissima umidità, purtroppo, e quindi le vipere non è che proprio trovano il loro habitat normale. E si sta creando una nuova specie, la vipera assetata. I dentini così vanno in giro. Dopo la vipera aspis e dopo il marasso, che qua ce n'è qualcuno ma veramente molto pochi, abbiamo questa vipera assetatis. Questo albero è veramente una grande cultura. Ha detto due o tre cose. C'è il libro qua sul tronco. Vabbè, cosa si può non dire? Tutti l'hanno capita, ma c'è il libro nel tronco. C'è il libro, no, l'ho capita. Infatti anche lì cerchiamo di andare verso altre cose. Comunque vabbè, cosa per concludere, rispettiamo l'acqua, rispettiamo la terra, rispettiamo la natura, rispettiamo gli alberi e cerchiamo di rispettare tutto quello che ci circonda. Ma soprattutto rispettiamo anche noi stessi. Cerchiamo di fare qualche cosa nel piccolo per cambiare il clima e mantenere il clima e l'aria che abbiamo pulito di queste zone, cercando di non inquinare quando non è possibile. Per cui smettetela di bruciare i boschi, questa è una cosa personale, insomma, è un'esigenza personale. Smettiamo di dare fuoco ai boschi, di tagliare le querce. Buttare la pattumiera in giro. Di tagliare le querce di nuovo, perché ci tagliano le querce, teniamole su queste querce che sono bellissime, che sono il paesaggio del Monferrato è fatto dalla quercia in particolare. Smettetela di coltivare nocciole. Nocciole, comprate. Ne abbiamo già abbastanza. Compratele. Richiedono troppa acqua, richiedono troppe cose, quindi compratele da un'altra parte. Sì, anche perché questi noccioli consumano un mucchio d'acqua. Hanno bisogno di un mucchio d'acqua. Per esempio, come fanno le nocciole a vivere in questa zona? Vivono perché c'è dei pozzi che prelevano l'acqua, che è un'acqua fossile, perché è un'acqua che avrà 5-6 mila anni, che è qua sotto, quindi viene pompata su. Per un po' di anni ce la faranno, poi dopodiché l'acqua finirà anche quella. Quindi è una cultura che è al termine in qualche modo. Quindi questo è quello che dobbiamo capire, quello che insomma tu stai.